Buonasera, vediamo i titoli di oggi. Mercatone 1, sarà sospesa l'attività di 35 punti vendita entro il 15 giugno. Dipendenti riminesi preoccupati dopo le raccomandate di cassa integrazione a 0 ore, poi ritirate dai commissari. Dopo le tensioni dei giorni scorsi, oggi l'incontro tra il vice sindaco Lisi e una delegazione del PAZ, invitata ad iscriversi al registro delle associazioni ammesse alle istruttorie pubbliche. Il sindaco Andrea Agnassi, denunciato per turbativa dalla Guardia di Finanza per aver ostacolato i controlli al punto ristoro di Matrioska nei musei comunali. Agnassi dice: sarà fatta chiarezza. Anello delle nuove piazze, inaugurata via Cairoli al termine dell'intervento di riqualificazione, a brindare insieme al sindaco anche i residenti che però chiedono le telecamere. Ben rientrati in studio, dunque 35 dei 79 punti vendita del Mercatone 1 saranno temporaneamente chiusi entro il 15 giugno, ma ancora non si sa quali di questi punti vendita. Intanto tra i dipendenti riminesi cresce la preoccupazione alimentata da alcune raccomandate con la richiesta di cassa integrazione a 0 ore, poi ritirate dai commissari. Regna l'incertezza sul futuro del gruppo Mercatone 1 che dal 7 aprile è in amministrazione straordinaria. Un paio di giorni fa al Ministero del Lavoro c'è stato un incontro sulla crisi del gruppo, nel corso della quale i tre commissari, chiamati a gestire questa fase, ne hanno confermato le gravi difficoltà economico-finanziarie, in attesa di poter accedere alle garanzie statali per le grandi imprese. Una situazione che purtroppo comporterà entro il 15 giugno la sospensione temporanea delle attività di circa 35 dei 79 punti vendita, con la cassa integrazione straordinaria a 0 ore per tutti i lavoratori dei negozi coinvolti. A pochi giorni però dalle annunciate chiusure, ci spiega Massimiliano Gabrielli della CGIL di Rimini, non sono ancora stati comunicati dai commissari quali negozi saranno interessati e la preoccupazione tra i lavoratori aumenta. E non ha certo aiutato un episodio avvenuto in questi giorni. Il 27 maggio, racconta Gabrielli, sono state inviate ad alcuni dipendenti delle raccomandate nelle quali si annunciava la messa in cassa integrazione a 0 ore, ma il giorno seguente è arrivato dai commissari il contrordine, tutto annullato per il momento. Attualmente la sessantina di dipendenti dei due negozi riminesi resta quindi in cassa, ma con riduzione di orario che arrivano al massimo al 50%. Il grosso problema, spiega il sindacalista, è quello della liquidità. In questo momento il gruppo non ha le risorse per rifornire i negozi e quelli di Rimini, oggetto nei mesi scorsi del cosiddetto fuori tutto, con sconti fino al 70%, sono praticamente vuoti. Un aspetto che non fa che aumentare la preoccupazione. L'auspicio dei commissari è che i 35 negozi destinati a chiudere possano, una volta reperite le risorse, riaprire entro la fine dell'anno. Ampliando lo sguardo al futuro meno prossimo, resta sul piatto l'investitore che, secondo la Mercatone, avrebbe dovuto presentare una proposta d'acquisto entro aprile, anche se per vendere o cedere l'azienda sarà necessario un bando pubblico. Dopo le tensioni delle ultime settimane, cui si è aggiunta ieri una nuova protesta pacifica dagli spalti del Consiglio Comunale, oggi l'amministrazione comunale di Rimini ha incontrato una delegazione del laboratorio PAZ e di Casa Madiba Network. Agli attivisti il vice sindaco Lisi ha rilanciato l'invito a presentare una loro proposta per arrivare a gestire gli spazi non con la via illegale dell'occupazione, ma con percorsi corretti. Vediamo. Le prime prove di avvicinamento ieri sera in consiglio e oggi un incontro dove il vice sindaco si è fatto raccontare dai tre rappresentanti di Casa Madiba la loro esperienza, cogliendone gli aspetti positivi nel presupposto però che si è fatto qualcosa di illegale. Ed è proprio invece il percorso corretto che la Lisi ha sottolineato, invitando il PAZ a iscriversi sotto una qualche forma lunedì al registro delle associazioni ammesse dal Comune alle evidenze pubbliche e alle istruttorie pubbliche, dove si invitano le realtà iscritte a presentare progetti per determinati fini, premiando tramite apposite commissioni il progetto qualitativamente migliore. Istruttorie dove tutti partono alla pari, ribadisce la Lisi, ma possono anche scegliere di mettersi insieme. Entro il 10 giugno ne saranno pubblicate due, una proprio per l'ex sede dei Vigili del Fuoco, poi Casa Madiba, dove ci saranno interventi già programmati per 50.000 euro, e una per l'ex stamperia in via De Vartema, tutte e due per fini sociali, scelti rispetto a altre ipotesi iniziali, e questo per il vice sindaco è anche un riconoscimento alle istanze degli attivisti.
Abbiamo cercato di rispiegare il punto di vista dell'amministrazione che parte da un discorso di evidenza pubblica, di legalità, di rispetto delle norme e delle regole. E questo è un presupposto essenziale per mettersi intorno a un tavolo e poter cercare poi delle soluzioni. E come ho detto più volte, io auspico che i ragazzi presentino un progetto che parta dal basso, che parta da loro con le loro esperienze, che siano creativi, innovativi in questo e che si presentino iscrivendosi alle liste che il Comune ha sulle varie funzioni, che partono dall'immigrazione all'accoglienza, al sociale, alla cultura, alle politiche giovanili. Ecco. Sul Villino Ricci, quale che sia il suo futuro, le perizie da cui partire saranno per forza quelle del Comune, tra i 500 e i 700 mila euro. La Lisi fa sapere di non avere potuto accogliere la richiesta di impedire sgomberi. Una volta partita la segnalazione alle forze dell'ordine, non è più competenza dell'amministrazione. A proposito di amministrazione, il sindaco di Rimini Andrea Gnassi ha ricevuto una denuncia per turbativa nello svolgimento di un pubblico servizio a seguito di una discussione lo scorso dicembre con il personale della Guardia di Finanza. Gnassi era intervenuto durante i controlli delle Fiamme Gialle al punto ristoro della manifestazione matrioska organizzata nei musei comunali. Le Fiamme Gialle nel caso specifico stavano facendo un verbale per il mancato registratore di cassa. Il sindaco, che confina nei testimoni che hanno assistito alla discussione, spiega di avere semplicemente spiegato ai rappresentanti della finanza la natura dell'iniziativa pubblico-privata che offriva vetrine e lavoro a centinaia di artigiani e attività locali. Una situazione conclusa con una cordiale stretta di mano, ha aggiunto il sindaco, che si dice fiducioso in una corretta ricostruzione dei fatti nelle sedi deputate. È stata inaugurata ufficialmente questa mattina via Cairoli, nel tratto tra via Sigismondo e via Bonsi, al termine dell'intervento di riqualificazione che fa parte del progetto Anello delle Nuove Piazze, iniziato a gennaio 2014 su 24 tra vie e piazze del centro storico. A brindare insieme al sindaco c'erano anche i residenti della via, contenti del lavoro fatto, ma che ora aspettano che si faccia qualcosa anche per preservare la bellezza del quartiere, soprattutto di notte. Vediamo. Si aggiunge la piazzetta di via Cairoli all'anello delle nuove piazze. Pavimento in selce, una corsia centrale in asfalto rosso e sui lati dissuasori veicolari a tutela dei pedoni, panchine, rastrelliere per le biciclette. Abbattute anche le barriere architettoniche che limitavano l'accesso al Teatro degli Atti e all'Istituto Lettimi. Tutto questo davanti ad una delle chiese più belle della città, la chiesa di Sant'Agostino, con gli straordinari affreschi trecenteschi della scuola riminese. Qui dentro ci sono i tesori del 300 riminese, nella chiesa di Sant'Agostino. Per troppo tempo abbiamo abbandonato la nostra identità di bellezza, la nostra cultura. Dobbiamo sentirci parte di una storia anche attraverso i luoghi riscoperti. I luoghi riscoperti tolgono il degrado. Una piazzetta restituita alla vita allontana il degrado. I negozi possono mettere fuori il deore, le sedie, i tavolini. Quindi la bellezza produce economia. A brindare con il sindaco c'erano anche diversi residenti e titolari di attività commerciali della via, che nel festeggiare il lieto evento si augurano che cambi, oltre all'arredo urbano, anche qualcos'altro, soprattutto di notte. È bellissimo tutto quello che si sta facendo, è tanto bello, però un minimo di presidio. A mezzanotte va via la gente bella, quella che c'era una volta, che si viene a mangiare, e a una certa ora bivacco nei punti di ristoro, quelli a pagamento, quelli di giorni che costano 50 centesimi, e loro siamo qui davanti a Sant'Agostino. È un disastro, vomitare, è tutta una settimana e non passa una volante. Chiamato anche ieri sera, perché fanno scorribande con gli skateboard, le evoluzioni, li sbattono sulla strada, fanno un chiasso che mai, i cani. L'importante adesso è conservare l'ambiente, ecco, perché altrimenti non serve a niente. Mia moglie una volta andò alla finestra educatamente e le dice: ragazzi, dice Nora, ma va dentro brutta vecchia, tirarono una bottiglia vuota di birra. A me, dopo che hanno fatto i lavori, perché sono un po' pessimista per natura, a sapere che dopo questi balordi prendono possesso della piazzetta Sant'Agostino, mi vengono i brividi a pensarci.
Il Comar, Comitato degli Ambulanti del Mercato di Rimini, ha presentato un terzo ricorso al TAR contro l'approvazione della variante al PRG che prevede lo spostamento del mercato ambulante. L'avvocato Andrea Mussoni, legale del Comar, definisce la variante provvedimento viziato sotto vari profili e mette in fila diverse criticità sulla nuova destinazione, logisticamente molto più critica rispetto a Piazza Malatesta. Il Comar inoltre ricorda di non essere ancora venuto a conoscenza delle modalità dello spostamento previste dall'amministrazione. Cambiamo pagina per parlare del Caregiver Day. Si è svolto oggi nella sala Marvelli della provincia di Via Dario Campana il seminario dal titolo Tra Alzheimer Caffè e Meeting Center con il professor Rabi Chattat, docente di psicologia clinica presso l'Università di Bologna. Si è parlato dell'esperienza del Meeting Center olandese, uno spazio adattato alle esigenze di incontro e aiuto per le persone con disturbi di memoria e con demenza e ai loro familiari. Allora, ecco il Meeting Center che prevede un lavoro stretto con la rete presente sul territorio in modo da individuare i bisogni e, una volta individuati i bisogni e le persone portatori di questi bisogni, quello che si fa è quello di cercare di, io la chiamerei una diagnosi psicosociale, cioè comprendere i bisogni e quali sono le attività che possono essere utili per quella persona, per la famiglia. Supportare i familiari penso che possa fare la differenza nella cura di questo problema, perché in partenza le persone con demenza senza il familiare non possono affrontare la situazione per le difficoltà che li crea. Allora supportare il familiare significano due aspetti: permettere alle persone con demenza di vivere bene, ma anche supportare il familiare significa alleviare il disagio, ridurre il disturbo, ridurre il malessere, permettere al familiare di essere in qualche modo una parte, mi verrebbe da dire attiva, partecipe nel complesso processo di cura, piuttosto che rischiare di diventare un problema per la cura. E poi c'è anche il tema di come poi supportare dal punto di vista economico, dal punto di vista finanziario, ma anche di funzionamento del Meeting Center. Tutto è un lavoro che stiamo cercando di fare per capire quali sono gli adattamenti necessari perché questa realtà possa funzionare in Italia, ma dia anche gli stessi risultati che sono stati osservati nella realtà olandese. Però parto dalle esperienze che abbiamo avuto di quello che ho citato prima in Regione Emilia-Romagna, di luoghi di incontro, che è già avviato dal 2007-2008, questi spazi di mezza giornata a settimana. Siamo partiti con uno o due, siamo a 70, perché c'è stato veramente molto interesse e spero che questo potrebbe essere un altro spazio che si diffonde, ma può farlo se incontra le esigenze, i bisogni, se è una qualcosa che si adatta ai contesti. Professor Chattat si inserisce nel fitto programma dedicato al Caregiver Day che si svilupperà in tutto il territorio provinciale fino al 25 giugno. Il momento clou sarà domani, dalle 9 in Piazza Ferrari partirà un percorso in bici e a piedi tra i luoghi del prendersi cura riminesi, a partire proprio dalla Domus del chirurgo Eutiches. Iniziativa in contemporanea anche a Casa Valloni in Piazzetta dei Servi. Una manifestazione questa nata dalla sinergia tra le associazioni di volontariato e capofila è l'associazione Alzheimer Rimini. È stata inaugurata questa mattina la mostra di pittura realizzata dagli alunni della scuola primaria Sant'Onofrio di Rimini. Il progetto Arcobaleno delle matite è stato seguito durante l'anno scolastico dal maestro pittore Aghim Sulai. La mostra è allestita nel Palazzo del Podestà in Piazza Cavour a Rimini e terminerà domenica prossima. Vediamo. Che cosa ti è piaciuto di più di questo progetto con il maestro? Che abbiamo fatto tante cose divertenti e abbiamo scoperto che tutti siamo grandi pittori. Non mi piace tanto colorare, dopo quando è venuto lui mi sono appassionata un po' di più. A me è piaciuto molto anche disegnare, imparare a disegnare quello che lui disegnava sulla lavagna. Che cosa hai imparato? Di disegnare. E disegnare il ponte di Tiberio e l'arco d'Augusto. Un vaso di fiori.
delle ciliegie, i girasoli. Che cosa ha imparato con il maestro Aghi? Che bisogna fare dei disegni di prospettiva. Ci hanno insegnato a non uscire dai bordi perché così il disegno si fa più realistico. A usare vari colori, sfumandoli tra di loro. Ci ha insegnato a fare le ombre, le varie tonalità di colore, le luci, le sfumature, di tutto, è molto bravo. Il rosa mi piace, poi l'arancione, poi il viola, poi nero no, poi il blu, il verde e il giallo. È bello vedere i tuoi dipinti, i tuoi disegni appesi in una mostra? Bellissimo, anche emozionante. Nella mostra mi è piaciuto molto il filmato. C'erano tutti bambini di molte classi che disegnavano e ci mettevano il cuore. Alla fortezza di San Leo arriva la Smart Guide, una guida interattiva sul tablet che sarà data a tutti i visitatori. In italiano, inglese e tedesco, vuole essere un supporto in più per viaggiare nella storia centenaria del castello. San Leo, da capitale d'Italia a terribile carcere papalino. Cagliostro, i Montefeltro, San Francesco, i personaggi ma anche la storia e gli spazi suggestivi del Forte di San Leo prendono vita in una guida interattiva. I visitatori, oltre 80.000, quelli in arrivo ogni anno, all'ingresso saranno dotati di un tablet, 100 quelli disponibili, con diversi contenuti multimediali. Per il momento il prezzo del biglietto d'ingresso resta invariato, ma è presumibile a breve un aumento. In realtà, dicono i promotori, già pensato prima di dotare la fortezza della Smart Guide. La società che l'ha elaborata per i primi due anni prenderà 70 centesimi a biglietto come royalties. L'intuizione che fosse necessario e dovuto nei confronti del turista rendere più comprensibile il percorso all'interno di una fortezza che attraversa secoli di storia e che ha diverse ali, diverse stanze con contenuto diversificato, questo l'intuizione c'era. Poi Fabrica Ludens si è presentata e è sembrato immediatamente la perfetta saldatura tra l'esigenza e la sua risposta. Abbiamo visto che il tempo medio di visita praticamente è aumentato della sua metà, per cui questo significa che davvero i turisti riescono ad apprezzare meglio, a comprendere e a capire tutto quello che vedono e che si trova sotto i loro occhi. Noi quello che vogliamo, abbiamo come obiettivo, è permettere a tutti di scoprire i meravigliosi segreti che ha la Fortezza di San Leo da offrire. Il tablet lo permette, abbiamo 45 minuti di contenuti, abbiamo ricostruzioni 3D, abbiamo contestualizzazioni storiche, abbiamo la possibilità di avere una mappa interattiva che ti permette di capire effettivamente come è strutturata la fortezza. Ti permette di avere uno strumento allo stato dell'arte dedicato all'arte. San Leo, una rocca e due chiese. Secondo Umberto Eco, la città più bella d'Italia. Adesso andiamo in fiera, oltre 1.000 espositori su un'area di 33.000 metri quadri e 40.000 presenze attese rispetto alle 25.000 delle edizioni Cesenati. Il MACFRUT, che partecipa alla decima edizione di Rimini Wellness a Rimini Fiera, annuncia i dati della prima edizione riminese in programma dal 23 al 25 settembre. La scelta di approdare a Rimini si basa su precisi motivi strategici, ha ribadito il presidente di Cesena Fiera, ospite di Rimini Wellness. Lo ascoltiamo. Continuerà ad essere organizzata da Cesena Fiera, quindi noi abbiamo preso in affitto per 3 giorni la struttura di Rimini. Io credo che questo sia un modo moderno e, se mi permette, anche intelligente di sfruttare le infrastrutture. Noi non possiamo avere infrastrutture di alto livello da tutte le parti. Rimini è di fatto la fiera della Romagna, noi non facciamo altro che utilizzarlo mantenendo comunque il gioiello in casa della fiera di Cesena, che continua a esistere, continua a svilupparsi per fiere che non abbiano
una caratura internazionale ma abbiano più una valenza territoriale. Questo ci dà la possibilità di sviluppare tutte le potenzialità che questo settore ha. E come ogni anno dai padiglioni di Rimini Wellness arrivano tante novità per il settore in termini di tecnologia, attrezzature e alimentazione. Vi proponiamo allora alcune curiosità raccolte in fiera. Jumping fitness, particolarmente pesante, nel senso che si salta molto e si lavora moltissimo con i muscoli. Io sono venuta qua a provarlo oggi la prima volta, avevo solamente visto tramite internet in cosa consisteva e veramente si vede, siamo mezz'ora, siamo sciolte. Ma io parteciperò tutti e tre giorni al massimo delle mie potenzialità, divertente sicuramente, tanto divertimento per tutti. Sono l'ideatore di questo nuovo attrezzo che è nato a settembre, un attrezzo made in Italy, completamente italiano, diciamo l'evoluzione della vecchia palla medica. Fluid Ball, è la prima volta che l'ho visto qua in fiera e per quello mi ha incuriosito il fatto di vedere una cosa nuova. Questa disciplina si chiama Aqua Combat. Intanto rimani fresco, che non è male. E comunque è divertente, gli schizzi, la musica, diciamo che sembra più leggero. È anche un'occasione per cominciare a prendere un po' di sole. So you can do yoga, Pilates, Kung Fu, Tai Chi for balance and flexibility. Grazie alla Technogym App c'è la possibilità di fare bene a te stesso e bene agli altri, quindi l'app ti motiva a muoverti di più all'aperto e ovviamente sugli attrezzi Technogym, e la campagna in collaborazione col World Food Program permette di trasformare il movimento in pasti per chi ne ha bisogno nei paesi colpiti da malnutrizione. E a proposito di sport, una serata all'insegna della pallavolo del nostro territorio. Ad organizzarla sono state le nostre testate Icaro Sport, newsrimini.it. Il gran galà del volley è andato in scena ieri sera al ristorante Fronte Mare di Riva Azzurra di Rimini. Sarà trasmesso su Icaro TV domani sera alle 21:40. L'apertura della serata è stata dedicata in via eccezionale ad una società di ginnastica artistica, la polisportiva Celle Rimini, fresca di promozione in A2. Erano tantissimi anni che la ginnastica artistica di Rimini non approdava alla massima serie. Per la nostra società è la prima volta che partecipiamo al campionato di Serie A ed è con grande orgoglio che lo affronteremo il prossimo anno, anche se con i piedi per terra, perché comunque per noi è una grossissima novità. Noi abbiamo 3.000 tesserati, quasi come Piacenza, che ha il doppio delle di società affiliate. Siamo superiori a Forlì Cesena, superiori a Ferrara, quasi come Ravenna, quindi è un movimento molto attivo. Vincere è stupendo, fare un anno come abbiamo fatto quest'anno è unico, perché non c'è la possibilità sempre di vincere 25 partite su 26 del campionato. Siamo state molto competitive tutto l'anno, non abbiamo mai abbassato la guardia. Le nostre società fanno una bella collaborazione, siamo ben uniti, c'è un bel rapporto fra tutti i dirigenti, i ragazzi si sono consolidate ancora di più fra di loro, le squadre si sono amalgamate. È un progetto che vuole portare l'Università della Pallavolo a Rimini, di costruire una buona pallavolo, un'ottima pallavolo partendo dalle giovani, che sia soprattutto per far crescere le giovani della zona, della provincia, inizialmente affiancandole a giovani che provengono da altre province. Era il nostro ultimo servizio, grazie a tutti voi dell'attenzione, buona serata.